L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Gli si parla della mia sposa, di Arianna. Antonio, sono 10 anni che ci conosciamo. Saranno passati 10 anni. Chi lo può conoscere meglio di me? È un ragazzo molto solare. Un bacio come il vento quando arriva piano, però muove tutto quanto. È un'anima forte che sa stare sola quando ti cerca soltanto. Siamo cresciuti sempre di più insieme. Perché è semplice, è bella, è intelligente e poi ho tutta una serie di aggettivi che non sto qui a elencare. Come iniziate? Ci siamo conosciuti a Piazza del Plebiscito. Stavo in circa. Sì, io camminavo con una mia amica lì. Con gli amici? Con 2 o 3 amici? Tre amici. Ci siamo fermati come la vecchia posticcia che si portava via Roma. Ci siamo conosciuti senza lasciarci il numero di telefono. Io pensavo a lei, lei pensava a me. Poi non ci siamo visti per un paio di settimane. Incontrai i suoi amici e mi dissero che lui mi piaceva tanto. Così mi diedero il suo numero di telefono. Lei mi mandò un messaggio un sabato sera. E lui non mi rispose. Io l'ho contattata dopo qualche giorno. E da lì poi è nato il nostro amore. E una musica che ricorda il vostro amore? Ah, mami. E tu? E io lo amo. Allora, ma io si dice la canzone. Ah, mami di Emma. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro. Un messaggio per lei? Di essere sempre uguale, di non modificare il suo carattere e di restare sempre innamorata di me, perché gli ho dato il mio cuore, tutto, intero. Sotto questo cielo che ci illumina. Il vento porta via l'amore.